grazie, grazie a Luigi. Mi ha invitato, io sono corso, perché la tua passione è contagiosa, la sentiamo dentro di noi e cerchiamo di corrispondermi. Dalla legge Rognoni La Torre alla codificazione antimafia. Questo è il titolo della sessione introduttiva dei lavori di questo seminario. 30 anni fa, ricordo bene quella stagione, e per brevi cenni cercherò di ricordarla e di ripresentarla alla vostra memoria, intrecciata con il ricordo sempre vivo di Pio La Torre. Eravamo a qualche mese dalla liberazione del generale americano Dozier, ostaggio delle BR. In quel momento si poteva, con un certo affidamento, considerare il terrorismo politicamente sconfitto. Il caso Dozier è stato veramente uno spartiacque, il punto terminale più duro della lotta delle istituzioni contro i terroristi. Una lotta che, sentita come una grande questione nazionale, aveva richiamato la vasta solidarietà della gente, la mobilitazione dei partiti, delle più forti organizzazioni sindacali. Era necessario allora, io mi dicevo, che quella grande solidarietà, quella mobilitazione generale sul piano della sicurezza e dell'ordine civile, non andasse perduta, piuttosto impiegata per richiamare tutti ad un'altra grande questione, ancora aperta e forse ancora più aspra, la lotta alla mafia. Era necessario, insomma, ascoltare le voci più genuine, più intransigenti, più limpide per una rivolta civile e morale. Una di queste voci era certamente quella di Pio La Torre. Straordinario combattente, lucidissimo nell'analisi dei meccanismi del potere mafioso, uomo di grande passione civile, memorabile animatore di movimenti e fatti di liberazione, strenuo difensore della sua Sicilia, assolutamente convinto che la lotta alla mafia dovesse essere unitaria. Un problema certo di polizia, di uomini, di mezzi, ma anche molto di più. Se la sconfitta mafiosa è la vittoria delle istituzioni dello Stato, allora per sconfiggere la mafia bisogna per prima cosa che lo Stato e le istituzioni funzionino, siano forti e autorevoli, che le regole della vita civile siano vissute e rispettate, i diritti dei cittadini riconosciuti e non sostituiti da interessate concessioni provenienti da reti oscure, protettive e familistiche. Qualche mese prima che l'orrenda mano mafiosa lo colpisse a morte, Pio La Torre, con alcuni altri colleghi parlamentari del PC, era stato al Viminale. Era venuto proprio per rappresentare la linea della politica del suo partito in Sicilia, in quel particolare momento. Si doveva poi vedere insieme come superare non facili problemi di calendarizzazione dei lavori parlamentari, così da agevolare la discussione di due iniziative di grande importanza per la lotta alla mafia. Iniziative sostanzialmente analoghe: la proposta di legge, primo firmatario Pio La Torre, e il disegno di legge del governo proposto dal Ministro dell'Interno. In quell'incontro fummo d'accordo di unificare i due progetti di legge e di sollecitarne l'esame e l'approvazione ai gruppi parlamentari. Le cose sono poi andate nel modo che sappiamo e tutti noi ne sentiamo ancora il peso, la sofferenza. Pio La Torre non vedrà la discussione e l'approvazione della legge su cui tanto aveva lavorato con passione e intelligenza. Cade
sotto i colpi della mafia il 30 aprile. La legge è approvata il 13 settembre dopo la tragedia di Via Carini. La portata della legge è davvero straordinaria. Basta ricordarne due punti fondamentali. Il primo, l'introduzione nell'ordinamento del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nei confronti della mafia, l'associazione a delinquere semplice dell'articolo 416 del codice penale risultava del tutto inefficace. Con la previsione del nuovo reato, la legge dà, e non poteva che essere così, dà naturalmente una definizione giuridica del concetto di mafia, di associazione mafiosa. Fino a quel momento, la mafia, vocabolo del linguaggio comune, descrittivo di una realtà che ciascuno vedeva a modo suo, che altri non vedevano o avevano interesse a non vedere. Quindi per questi un vocabolo tabù. L'associazione del tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Così la legge. La previsione del nuovo reato è veramente un passo avanti di fondamentale importanza. Prima poteva capitare in una società nella quale da sempre c'era più omertà che il coraggio della denuncia, una società critica e passiva nei confronti del potere, dunque questo potere si manifestasse e comunque costruito, dove nella classe politica per colpevole silenzio o studiata indifferenza non tutti sembrava giocassero la partita contro la mafia con la sacrosanta ostinazione di combatterla e di vincerla. In una società del genere poteva capitare che le stesse forze dell'ordine e la magistratura sapessero chi fosse mafioso o vicino alla mafia, ma non avendo le prove dei loro delitti rimanessero di fatto bloccate. Con la previsione del nuovo reato c'è una svolta decisiva, un fondamentale cambio di marcia. Un cambio di marcia che per vero, già a cavallo fra gli anni 70 e 80, le forze dell'ordine, polizia e carabinieri erano riuscite ad imprimere. Nel luglio dell'82 si ha infatti quel rapporto giudiziario, la famosa lista dei 162 denunciati, che costituirà, come dissero i giudici del maxi processo, il primo organico tentativo di lettura dell'assetto strutturale ed operativo della mafia. Il maxi processo nasce proprio da lì. È lo sbocco di un travagliato percorso che ha visto tra l'altro l'affacciarsi e l'imporsi all'interno della magistratura di una giovane leva di magistrati preparati, intelligenti, coraggiosi. Il secondo punto fondamentale della legge, lo sanno tutti, è la previsione del sequestro e della confisca dei beni. Requisire la roba ai mafiosi significa colpire al cuore il loro potere di intimidazione e comando. Se la mafia è potere che nasce e cresce con la ricchezza costruita attraverso attività criminali, colpire la ricchezza, azzerarla, vuol dire colpire e azzerare il potere mafioso, sgretolarne l'insediamento sul territorio, far cadere ogni offerta perversa di protezione, rispettabilità e prestigio e quindi impedire prospettive di nuovo potere e di nuovo denaro. Significa insomma un colpo mortale all'organizzazione criminale. E per vero non c'è sciagura peggiore in cui possano incorrere gli appartenenti ad un'associazione mafiosa che la confisca dei beni.
Sono gli stessi capi mafiosi che lo riconoscono. Lo si ricava tra l'altro da vari atti processuali ed è una confessione importante che impose allora di proseguire, anche sull'esperienza acquisita, una strada decisamente virtuosa. Il cammino che porta il legislatore a perfezionare nel corso degli anni, iniziato con la legge del settembre 82, è lungo e faticoso. Esso si accompagna allo straordinario lavoro di associazioni di volontariato, in prima fila Libera, con il suo eccezionale impegno e la sua operosa fantasia. Si è visto recentemente quanto possa contare un'opinione pubblica resa vigilante per fermare iniziative pericolose o sbagliate. Mi riferisco per esempio a quella disposizione inserita per emendamento alla finanziaria dello scorso anno e che era passata al Senato. Come tutti ricorderanno, essa, per sopperire a indubbie difficoltà nell'amministrazione dei beni confiscati, ne prevedeva addirittura la vendita all'asta, una scelta pericolosissima che per fortuna venne accantonata, ma i tempi sono ancora bui a questo riguardo. È facile pensare che le cosche mafiose, attraverso intermediari apparentemente insospettabili, finiscano per tornare in possesso dei beni confiscati, partecipando all'asta e vincerla. È un rischio che non si doveva e non si deve correre. Un bene sottratto alla mafia e poi da questa ripreso è come la fuga dal carcere e forse di più del capo mafioso. Voglio ancora ricordare la scoperta, si può dire così, della lealtà dovuta alla cittadinanza e all'ordinata vita di gruppo da parte di una componente importante della società imprenditoriale. Penso alla decisione della Confindustria siciliana di espellere dall'associazione l'industriale associato che paga il pizzo e non denuncia gli estorsori. È una sfida di grande significato che viene lanciata da un'area fragilissima che riassume una storia che a quella sfida è resistente. Una decisione esemplare per tutto il Paese, che dà uno strappo salutare a una rete inquinante diffusa e che mostra di espandersi sempre di più. Sul piano legislativo poi passi avanti ci sono stati certamente. In particolare ricordo la legge 109 del 7 marzo 96 che ha disposto la destinazione allo Stato per finalità di giustizia dei beni confiscati o il loro trasferimento ai comuni per scopi istituzionali o sociali. Un'altra novità introdotta recentemente nell'ordinamento è stata l'istituzione l'anno scorso dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati. Una novità, come da tutti è stato riconosciuto, interessante e positiva. Prioritaria è l'esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni mafiosi per finalità istituzionali e sociali. Perciò è giusto prevedere un ente unitario a cui imputare i compiti delicati e complessi che esistono in questa materia. Ma occorre avere vigilanza e attenzione circa il funzionamento dell'istituto, la sua composizione, la forza che deve avere per evitare derive burocratiche e i tempi morti che ne conseguono. È ancora presto, tuttavia, per poterne giudicare il lavoro. Peraltro è una valutazione che va ormai collegata e viene assorbita dalla valutazione più generale sui sequestri, sui seguiti della legge delega in tema di normativa antimafia. Se non sbaglio, perché i lavori del Parlamento li vedo ormai da lontano, se non sbaglio, l'esercizio di questa delega, legge 136 del 13 agosto 2010, si è concretata finora solo in parte. Infatti il decreto legislativo del 6 settembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento straordinario del 28 settembre, riguarda soltanto le misure di prevenzione personale e patrimoniale contro organizzazioni mafiose e soggetti affiliati. Ci sarà invece una nuova delega per riordinare il diritto sostanziale e processuale riguardante la criminalità organizzata.
cominciare dalla norma base del 14 bis del codice penale. Nell'economia dei lavori di questo seminario, ad altri, il compito di esprimere giudizi tecnici ed analisi specifiche sulle misure di prevenzione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, misure già approvate, e sulle misure penali e processuali del codice antimafia ancora da approvare. Per conto mio, invitato a introdurre i lavori di questo pomeriggio con Don Luigi e Franco Latorre, desidero piuttosto fare alcune osservazioni di carattere assolutamente generale. Nessuno può contestare che l'idea di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sia positiva. Raccogliere, armonizzare, coordinare le varie e disparate normative vigenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata con l'aggiunta di ulteriori previsioni è un compito certamente encomiabile. C'è un rischio però che deve essere messo sul conto e tenuto presente, non fosse altro per evitare quello che potrebbe accadere. Ed è un rischio in senso lato culturale, con seguiti imprevedibili. Inserire in maniera coordinata e organica tutte le misure antimafia in un codice unico, forse sarebbe stato meglio parlare di un testo unico, è certamente un'operazione tecnica, di tecnica giuridica, e il risultato può essere perfetto, oltre che utile, per gli operatori della giustizia. Ma è un'operazione, per così dire, che macina tutto, un'operazione formale, una tecnica che, mettendo sullo stesso piano tutte le misure antimafia, stempera, anzi annulla, la storia di ognuna di esse. Forse non può che essere così, ma il rischio culturale c'è e si rovescia sulla società e sulla cultura della gente, a cui non sono estranei né simboli né riferimenti. Mi piace qui ricordare il giudizio di un insigne studioso, che è un'autorità nel campo della legislazione antimafia, Giovanni Fiandaca. Cito: il 416 bis ha avuto un'importante funzione di orientamento culturale. Nella coscienza comune si è diffusa di più la consapevolezza del disvalore della mafia. Fine della citazione. È proprio così. La mafia è stata ed è una cosa tremendamente seria. È il potere corruttore storicamente organizzato che cerca con tutti i mezzi il soggetto corruttibile nel ventre molle del potere o delle autorità, dovunque esse si manifestino e si presentino nella società. Per la prima volta questa realtà è entrata come disvalore nell'ordinamento giuridico proprio attraverso la legge che l'ha configurata come reato. Questa legge porta così tutto il peso di uno scontro sociale di costume durissimo. Uno scontro che il vissuto della gente avverte in maniera fortissima, come una sorta di saldo ancoraggio. Bisogna allora essere vigili. L'operazione tecnica e uniformatrice della codificazione potrebbe avere come effetto collaterale il rischio che si perda la memoria di questa storia che sta dietro alla legge. E con la perdita di questa memoria c'è il rischio che le stesse difese contro la mafia si allentino, diventino fiacche. Che fare? La risposta non può che essere sapientemente elementare. Non certo abbandonare l'idea del codice, che è positiva, utile. Sta bene dunque la codificazione delle misure antimafia e per quella parte che è ancora in discussione, e cioè il riordino penale processualistico della normativa esistente, si abbia continua e intelligente attenzione da parte dei tecnici. Ma proprio perché è in corso questo processo di codificazione, che è un'operazione meramente tecnica,
con la scelta politica degli interessi da tutelare e quelli da sanzionare alle spalle, occorre che si riprenda forte e severa coscienza del fenomeno mafioso. Se ne parli, si rifletta sulla sua espansione, sull'infiltrazione un po' dovunque, sempre più pericolosa. Se c'è l'accennato rischio di un indebolimento culturale delle difese e del contrasto alla mafia, è alla cultura, a un soprassalto della cultura declinata sul piano della cittadinanza e dei comportamenti civili a cui innanzitutto bisogna ricorrere. C'è oggi nel nostro paese una deplorevole disinvoltura nei confronti delle regole, disinvolture che è accompagnata e alimentata da uno sconcertante degrado della vita politica, una miscela micidiale. La cittadinanza, con i diritti e i doveri che essa comporta, è a rischio. La corruzione è come facile strumento per arricchirsi o avere vantaggi, trova spazi e si allarga. Il potere, a qualunque livello si ponga, vi è coinvolto. Perché è il potere che può dare vantaggi e favori, a sua volta arricchendosi. E così la cultura della mafia, quelle delle consorterie, delle cricche e dei giri per imprese affaristiche hanno la strada spianata. Si aggiunga che oggi siamo investiti da una crisi economica e finanziaria durissima. Essa è veicolo devastante di precarietà diffuse, e in questo scenario le organizzazioni criminali, la mafia, a cui certo non manca il denaro, possono trovare spazi per offrire protezione e servizi, guadagnando o consolidando posizioni di potere. È l'antico paradigma mafioso che si ripete. Ma resistere e reagire si può. Il tavolo va rovesciato, l'indignazione non basta, bisogna evitare che essa venga inghiottita da una generale assuefazione. Segnali forti contro una deriva del genere, per fortuna, basta guardare questa assemblea, ci sono. Un'assemblea come questa e 100 altre analoghe lo dimostrano. Libera e altri centri di volontariato e di cultura civile sono forze liberatrici di voci ed energie avvilite e ancora in silenzio. Certo non è di aiuto allo stato della politica, che si gira affannata nelle istituzioni, che si avvita su se stessa, che ostruisce oltre ogni limite la fuoriuscita verso quello scenario diverso dei comportamenti virtuosi che la Costituzione disegna. Fino a ieri dominava l'opinione secondo la quale l'esercizio del potere è fondato sul consenso. Quando c'è, il consenso lava tutto. Lava ogni cosa. Le malefatte del potere scompaiono. Tutto è lavato e pulito. Questa è la vulgata pericolosa e inaccettabile di ieri, e che ancora esiste, con l'aggiunta che il potere di governo si è rotto, frantumandosi in tante nicchie di potere frantumato. Ma sopravvive questo potere, e dal luogo della sopravvivenza, si rovesciano sul paese attacchi contro tutti, magistratura e giornalisti in prima fila. E poi ancora provvedimenti e misure sbagliate per un'ordinata e democratica convivenza civile. Non sto a enumerarle, basta in questi giorni avere gli occhi aperti. Ma la cultura della legalità, così offesa, non può uscire dai nostri orizzonti. Dobbiamo esserne i patrioti. La politica e il sistema attuale che essa ha il diritto e il dovere di esprimere devono appropriarsene con caparbietà e ostinazione. Ricordiamocelo tutti, senza una costante opera di pulizia
del potere. Non si può vincere la partita contro le mafie e le potenti consorterie del malaffare.